i bambini della scuola primaria dell'istituto comprensivo Donna Lelia Caetani, plesso centro storico, si sono cimentati il 6 ottobre in una partita di scacchi viventi, preparati dall'insegnante Lucia Viglianti con la preziosa collaborazione dei genitori. L'iniziativa rientra nel programma della rievocazione storica della battaglia di Lepanto. I bambini hanno percorso in corteo le strade del centro storico dalla scuola elementare al Belvedere, dove si è svolta la partita su una scacchiera di 8 metri per 8 metri, allestita con la moquette gialla e blu, i colori di Sermoneta. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione tra l'Istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani, l'Associazione Festeggiamenti Centro Storico, l'Amministrazione Comunale di Sermoneta e l'Associazione Sportiva Il Dragone di Latina. Un momento ludico ed al tempo stesso educativo, che ha visto i piccoli studenti cimentarsi in una disciplina altamente tattica. È stata inaugurata ufficialmente sabato pomeriggio, con una breve cerimonia, la nuova pista di atletica dello Stadio Comunale Augusto Tasciotti di Sezze. Alla presenza di diversi amministratori locali, l'opera posta all'interno dell'impianto di via Melogrosso, è stata teatro del classico taglio del nastro, nonostante informalmente fosse già aperta da diverse settimane e già a disposizione dei tanti appassionati di jogging settini che ogni giorno la frequentano. I lavori per la nuova pista che è andata a sostituire quella ormai vetusta risalente al 1992, si sono conclusi entro i termini stabiliti, iniziati a giugno e consegnati terminati nel mese di agosto, e sono stati realizzati grazie ad un mutuo acceso con il credito sportivo, dall'amministrazione comunale guidata da Andrea Campoli. Proprio per questo motivo, dopo gli interventi dell'attuale primo cittadino, Sergio Di Raimo, e dell'attuale assessore allo sport, Paola Di Veroli, la parola è stata data ad Enzo Eramo, attualmente presidente del Consiglio Comunale, ma assessore allo sport nella precedente consiliatura, che è stato tra i maggiori artefici di questa operazione. Proprio sul Tasciotti il sindaco ha confermato che sarà realizzato un campo da calcetto nella zona delle vecchie tribune. Dopo la cerimonia la parola è passata all'agonismo, con la terza tappa del campionato provinciale di atletica organizzato dalla FIDAL, che ha visto centinaia di atleti cimentarsi nelle loro discipline sportive. In merito a quanto dichiarato da Maurizio Centa, delegato provinciale FPI, circa il fatto che a Latina non si potrà disputare la fase regionale dei campionati italiani ELET, in quanto il Palabox è occupato e il Palabianchini inagibile, questa società comunica quanto segue: il Palabox Città di Latina non è assolutamente occupato, bensì utilizzato dalla Box Latina, la quale ad oggi non ha ricevuto comunicazione dal delegato provinciale FPI Maurizio Centa dell'esigenza della struttura per la disputa della fase regionale dei campionati italiani ELET. Il Palabox è disponibile, così come la Box Latina è disponibile e pronta alla collaborazione, che vediamo con rammarico stretta esclusivamente con le società dell'Interland Romano e delle altre società pugilistiche di Latina. Il Palabox Città di Latina ha sempre ospitato eventi pugilistici in collaborazione con più società, ed altri eventi non propriamente sportivi. Come Box Latina abbiamo sempre aperto le porte a tutti. La città e il territorio di Latina devono essere rappresentati nella coesione e non nella divisione. Questo è uno dei nostri punti di forza da 62 anni. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di via Reynolds. Operai a lavori dall'inizio della settimana scorsa per il rifacimento del manto stradale e la sistemazione delle scoline. Il costo dell'intervento è di circa 100.000 euro. Come annunciato, spiega l'assessore ai lavori pubblici, Danilo Martelli, è partito già da qualche giorno un ampio programma di interventi sulle strade e sulle scuole di Cisterna. Sono attualmente in corso anche i lavori presso il muro della scuola Giovanni Cena e presto toccherà a diverse altre vie del centro e delle periferie come previsto nel piano triennale delle opere pubbliche stilato dalla nostra amministrazione comunale. Non basta una prova superlativa, con una rimonta e la possibilità di chiudere la pratica con largo anticipo, alla Vissezze, che al Principi Barberini viene raggiunta sul filo di lana e deve accontentarsi di un punto che resta strettissimo. Ina Biobindi deve fare i conti con l'infermeria, che toglie dai giochi di Tabano, Reali e De Santis, mentre la buona notizia è il ritorno di Alessandro Coia, infortunato dalla prima giornata, che parte dalla panchina. Sezze parte malissimo, mentre la compagine di Stefano Ferretti inizia a sprombattuto e al quarto minuto di gioco va in vantaggio con Tachi.
Al 32esimo arriva il pareggio di Mario Ferrari, che riceve da Drogheo, entra in area e batte Chan Friglia. Fino all'intervallo non succede nulla e nella ripresa Sez entra in campo con il piglio giusto, trovando la rete del vantaggio al 61esimo ancora con Ferrari, che sigla la sua personale doppietta. I padroni di casa cercano con insistenza il pareggio, mentre i rossoblù provano a chiudere e a ripartire. Nel primo dei quarti di recupero assegnati dal direttore di gara arriva la beffa per i setini, con Marsili che segna al termine di una mischia in area rossoblù e regala il pareggio ai suoi e tanto rammarico alla Vissezze, ormai ad un passo dall'ottenere tre punti pesanti, prima dell'impegno in Coppa Italia mercoledì contro il Suyu Castelforte. Anche quest'anno, il comune di Sermoneta ha aderito alla campagna Nastro Rosa indetta dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, in collaborazione con l'ASL di Latina. Per tutto questo mese di ottobre saranno illuminate la loggia dei mercanti del centro storico e la rotonda Menossi su via Le Pastine. Il primo è un simbolo della Sermoneta antica, tra Piazza del Popolo e la strada di accesso al Castello Caetani. La loggia venne costruita nel 1446 e rappresenta ancora oggi un punto d'incontro dei cittadini ed è uno dei luoghi più caratteristici del paese. La seconda è invece rappresentativa della Sermoneta moderna. La rotonda Menossi si trova in un importante snodo di accesso al nuovo parcheggio della stazione ferroviaria ed è visibile da chiunque, provenendo da Latina Scalo, sia diretto ai paesi dei Monti Lepini. Questo gesto simbolico mira a sensibilizzare tutte le donne sull'importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella e rappresenta la convinta adesione del comune di Sermoneta alla campagna Nastro Rosa. Il Consiglio Comunale di Cori ha nominato i suoi nuovi rappresentanti, di maggioranza e di opposizione, in seno alla 13ª Comunità Montana, all'Azienda Faunistico Venatoria e all'Ente Carosello. All'interno della 13ª Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni, rappresenteranno la maggioranza Simonetta Imperia e Massimo Felici, mentre la minoranza ha indicato come propria delegata Enrica Della Vecchia. Per l'azienda faunistico venatoria Cora, saranno componenti del comitato di gestione Ennio Afilani per la maggioranza, e Quintilio Carpinetti per la minoranza. Inoltre, il sindaco Mauro De Lillis con decreto ha nominato Roberto Salvatori presidente dell'azienda faunistica. Per l'ente Carosello, che cura l'organizzazione della principale manifestazione storica della città, e dove siedono da statuto anche il sindaco e l'assessore alla cultura, rappresentante di maggioranza sarà Giorgio Chiominto, e rappresentante di minoranza Tommaso Bianchi. L'auspicio è che i rappresentanti appena eletti possano contribuire al ripensamento della struttura dell'ente in questa direzione. L'obiettivo ovviamente è uno solo, quello che sta a cuore a tutti i curesi, avere un carosello storico che cresca costantemente, che rappresenti al meglio la città di Cori, e che sia sempre più momento aggregante per i cittadini e motivo di orgoglio per l'intera comunità. Si è svolta venerdì sera, nella sede di via San Carlo a Sezze, la presentazione della stagione 2017-2018 di Matuta Teatro. La creatura di Titta Ceccano e Giulia Borretti ormai diventa punto di riferimento imprescindibile per la cultura nel comune lepino. Una stagione teatrale doppia, come spiegato dagli ideatori, che va a ripercorrere il cammino fatto già nella stagione precedente. Scenari contemporanei e famiglie a teatro sono i percorsi scelti, realizzati grazie alla collaborazione di ATCL, associazione teatrale fra i comuni del Lazio, e comune di Sezze. Dal 22 ottobre fino a fine febbraio il palco dell'Auditorium Mario Costa di Sezze ospiterà 11 spettacoli selezionati tra le migliori esperienze nazionali di teatro contemporaneo e teatro ragazzi. Ancora una volta Titta Ceccano e Giulia Borretti, direttori artistici delle due rassegne, hanno puntato su una programmazione originale, con un'attenzione particolare ai giovani e alle famiglie a cui vengono proposti costi contenuti. Ospiti dell'evento il sindaco, Sergio Di Raimo, l'assessore Pietro Ceccano, che hanno portato il saluto dall'amministrazione, e Luca Fornari, amministratore delegato dell'ATCL, il circuito multidisciplinare di promozione, distribuzione e formazione del pubblico per lo spettacolo dal vivo nella regione Lazio. È Pierluigi Di Cori il nuovo commissario cittadino del partito di Forza Italia a Cisterna di Latina.
La nomina è giunta dal coordinatore regionale del Lazio, senatore Claudio Fazzone, nell'ottica delle nuove direttive nazionali che stanno spingendo le segreterie regionali e provinciali ad attuare a livello locale un rinnovamento del quadro dirigente. Da qui scaturisce la scelta di Fazzone, che ha deciso di premiare il lavoro di Pierluigi Di Cori, avvenuto in questi anni di impegno politico sul territorio, caratterizzato non solo da un proficuo percorso politico ma soprattutto per aver consolidato una stima sempre crescente nei suoi concittadini. Tutto questo deve rappresentare un elemento di forza per contribuire ad una sempre maggiore apertura del partito di Forza Italia alle esigenze della comunità, nonché al coinvolgimento attivo di tutti coloro che intendono apportare il proprio contributo alla sua crescita. Intendo ringraziare il senatore Claudio Fazzone, dichiara il neocommissario cittadino Pierluigi Di Cori, che ha dimostrato di avere a cuore le questioni che interessano la nostra città, per l'attestato di stima e la fiducia riposta non solo nei miei confronti, ma soprattutto, verso gli amici che fino ad oggi hanno condiviso il mio medesimo percorso politico. Tornano in scena, come promesso ad inizio anno, i ragazzi della Splatters Company con il musical Ragazzi in affitto. L'appuntamento è per domenica 15 ottobre alle 21 al Teatro Moderno a Latina. L'intero incasso dello spettacolo, come tutti quelli tenuti nel 2017 dalla compagnia nell'ambito del progetto Uniti a Teatro, sarà devoluto alla realizzazione di un parco inclusivo in una zona della città scelta dall'amministrazione comunale. L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Latina e vede la collaborazione di OPES, l'Organizzazione per lo Sport a Latina, il Teatro Moderno e l'Iteo Tech. Il parco inclusivo prevede la realizzazione di un'area attrezzata con giochi per tutti, in modo da far giocare bambini e ragazzi con disabilità motorie, sensoriali con chi non ne ha e poi, di una zona ginnica, con percorsi e attrezzature da poter utilizzare per esercizi all'aperto punto per contribuire alla nobile causa. Oltre che acquistando il biglietto per lo spettacolo, si potrà lasciare un'ulteriore donazione nel box all'entrata del teatro domenica sera.